Ospite della trasmissione è il professor Franco Ortolani, oggi senatore della Repubblica e membro della Commissione Ambiente del Senato. Le basi dell'economia devono essere, come dire, fondate sulle risorse locali, autoctone per gli abitanti. Buongiorno ai telespettatori di Cilento TV e benvenuti alla nuova puntata di Pensa Diverso. Ospite oggi è l'associazione La Meglio Gioventù di Camerota, con una rappresentanza al femminile, Roberta, Lucrezia e Antima. Roberta, come nasce l'idea della Meglio Gioventù come associazione teatrale? Allora, diciamo che a Camerota c'è sempre stata questa forte passione per il teatro e negli ultimi anni mancava una realtà associativa che si dedicasse esclusivamente di teatro, quindi abbiamo deciso di fondare nel 2013 questa associazione. E il nome La Meglio Gioventù ci è stato dato da una giornalista che ha recensito il nostro musical di quell'estate, perché noi siamo, diciamo, famosi proprio per i musical che mettiamo in scena d'estate, e ci ha dato questo nome, La Meglio Gioventù di Camerota. Noi non avevamo ancora un nome, abbiamo deciso nell'ottobre di fondare l'associazione e abbiamo tenuto questo nome. Bene, Lucrezia, il teatro come passione, ecco, quindi voi fate dei musical, sì. Come nasce appunto questa passione per il teatro? Beh, eravamo tutte persone che chi più chi meno era interessata al mondo del teatro, chi magari si occupava prevalentemente di musica, e quindi abbiamo cercato di fondere insieme tutti questi nostri interessi. Abbiamo pensato appunto di creare l'associazione perché per aggregarci, non solo per portare in scena qualcosa. E abbiamo trovato nel musical, diciamo, la nostra attività principale, ma in realtà durante l'arco dell'anno cerchiamo di portare in scena altre, appunto, commedie. La commedia teatrale. Io vedo che soprattutto con De Filippo penso che avete fatto diverse commedie, e ma non solo. No, in realtà spaziamo, scegliamo la commedia in base alle persone magari che ci danno l'adesione, cerchiamo sempre di accostare quanto più possibile il personaggio all'interprete, e tutte le nostre attività in genere si rivolgono non solo ai soci stessi, ma anche a persone che vanno oltre alla nostra realtà, alla nostra esatta esterna, e soprattutto cerchiamo di formare quante più attività possibili rivolte ai giovanissimi. E quindi, infatti vedo che c'è anche ragazzini proprio. Sì, perché diciamo l'intenzione, ma proprio il mantra dell'associazione è sempre stato quello di coinvolgere nuovi ragazzi affinché ci fosse questo cambio generazionale, che ai miei tempi diciamo ero io la giovane di turno, e ora comunque ci sono i ragazzi nuovi che cerchiamo di portare da semplici performer per farli arrivare appunto a dirigere un domani l'associazione. Ho capito, ma questo è molto positivo, perché diciamo dall'idea che a Camerota Paese c'è una realtà culturale importante. Sì, la nostra speranza è appunto che si progredisca piuttosto che far morire l'associazione. Speriamo che ci sia qualcuno che abbia almeno il pari interesse che abbiamo noi nel farla fiorire. Come vengono scelti questi spettacoli? Perché diciamo un tipo di spettacolo musicale piuttosto che un altro? Poi magari ci dirai anche qualche titolo. Allora, diciamo che per quanto riguarda la scelta dello spettacolo da proporre al pubblico, cerchiamo di mettere un po' insieme le idee di tutti, di ascoltare un po' il parere di tutti, e diciamo che alla fine l'obiettivo è quello di soddisfare il pubblico adulto, ma anche il pubblico, diciamo, più giovane, anche più piccoli. Generalmente noi ci buttiamo a capofitto nel mondo delle favole, perché sappiamo che in qualche modo
riusciamo a far presa sicura sia, diciamo, sul bimbo che sul genitore, perché non si è mai abbastanza adulti, insomma, per credere nelle favole, per sognare. Diciamo che alla fine il teatro permette e consente a tutti di poter immaginare, quindi di lascia veramente tanto tanto spazio all'immaginazione, e un modo anche per credere in qualcosa, per lanciare dei messaggi. In qualche modo cerchiamo anche di scegliere a volte delle tematiche importanti, di lasciare un po' una morale. Noi per esempio portammo in scena il musical Ariel, la sirenetta, che banalmente potrebbe essere, diciamo, ridotto alla storia di questa creatura marina. In realtà, come anche Don Gianni, che mi piace citarlo, ci tenne a sottolineare, fu uno spettacolo che in qualche modo dimostrò come le realtà possano fondersi tra di loro, quindi i mondi diverse, benché diversi, quindi il mondo del mare con la terra, quindi la commistione degli elementi, l'unione. E quindi ci che piace poi, lasciare questi messaggi. Fondo, ed è vero, perché poi in fondo ricorda molto quello che è il comune di Camerota. Sì, giusto, il mare, la montagna, sì. Ed è una bella realtà. E passiamo il microfono a Roberta, certo, così può rispondere. E quindi, voglio dire, c'è anche una crescita, no? Da parte di tutte voi, di tutti voi, perché il teatro è anche questo, giusto o no? Il teatro è soprattutto questo, ed è una crescita che si fa tutti insieme. Ogni spettacolo porta qualcosa di nuovo in ognuno di noi e ci porta ad affrontare anche in maniera diversa la vita di tutti i giorni. Sembra una sciocchezza, però il teatro insegna anche ad affrontare diversamente la vita. Penso proprio di sì, è così. Sì. Ma poi una palestra, diciamo così. Una palestra. Ma poi ogni spettacolo si arricchisce non solo magari a livello personale, ma anche delle persone che riusciamo a coinvolgere. Ogni anno abbiamo, noi in genere le chiamiamo le sorprese, di queste nuove persone che si aggregano e comunque riusciamo a fare un bel gruppo. Ecco, questa, essendo, cioè, la vostra è veramente una realtà importante. Però poi ci sono i problemi della quotidianità, no? Ecco, voi dove vi incontrate, dove vi vedete? Beh, noi proprio per ovviare a tali problematiche pensammo, sin dagli inizi dell'associazione, di affittare proprio un luogo che fosse dedicato esclusivamente al teatro, ma anche alla conservazione dei nostri oggetti di scena, che poi è diventato man mano una seconda casa, perché ci sentiamo liberi di esprimerci nella nostra sede, e soprattutto ci ritroviamo anche quando non dobbiamo... Allora, la sede dell'associazione si trova a Camerota, in via Francesco Cusati. No, ma dico proprio come luogo dove voi fate proprio la... Quindi... No, è una semplice... Casa privata. Sì. Casa privata, ho capito, sì. Va bene. E quindi quando andate in scena per dire o alla Casa Canonica, allora, o in chiesa, allora, è una nota dolente. Io proprio lì voglio arrivare, sì, perché allora, sto girando un po' intorno, okay, però voglio andare a parlare, sì, proprio, sì, lì. Allora, le prove generalmente le svolgiamo all'interno della nostra sede, che comunque è una struttura privata, nel senso che l'abbiamo affittata noi, sì. Mentre quando portiamo in scena i nostri spettacoli d'estate, grazie alle condizioni climatiche, ci serviamo del teatro Camargo, esatto, dell'anfiteatro Camargo. Ed è una grande realtà. Esattamente. Però purtroppo è un luogo meraviglioso, ma che viene tenuto poco in considerazione. Zero considerazione. A causa, ma io non do nemmeno la colpa a chi ci amministra, no, bensì alle persone che comunque molto quella spesso... Realtà, no, no, perché molto spesso noi lo troviamo veramente danneggiato. Lo so. Quindi si parte dal mattone rotto alla serratura forzata, sì, sì, quindi sì. In realtà è un luogo per noi molto importante, a noi molto caro, quindi ogni volta, ogni anno che ritorniamo là e lo troviamo in condizioni peggiori, ti fa male personalmente. Esattamente, perché uno ci mette il cuore, l'anima, esatto, il sentimento, l'intelligenza, esatto, tutto voi stesse,
poi uno va là, c'è il mattone rotto, tutto. Ed è una sciocchezza il mattone rotto, vabbè, rispetto, certo, a. Esatto. Magari anche il furto di un, certo, qualcosa, certo, di scena. Noi, sì, importante, sì, sì, ci è capitato, certo. Come posso immaginare. Mentre d'inverno. Però sarebbe bello avere il Camaraton come, non so, la densa struttura che si apre e si chiude. Certo, ma. Io mi sto volando con la fantasia. Anche noi. Voglio dire, si possono cose che nel fine, nostro piccolo, noi abbiamo sempre immaginato una cosa del genere e soprattutto abbiamo sempre auspicato affinché qualcuno tentasse di fare una copertura o comunque di renderlo usufruibile anche durante l'inverno, perché i luoghi durante l'inverno per mettere in scena le nostre commedie sono spazi ristretti e quindi non è propriamente consoni. In genere, perché abbiamo comunque una scenografia più grande. Avere un luogo dove poter mettere in scena non solo, diciamo, i nostri spettacoli, ma creare un vero e proprio palinsesto di eventi, quindi coinvolgere altre realtà artistiche, voglio dire, il nostro comune. Da attori amatoriali si incomincia poi. Avere una struttura ti cambia letteralmente il corso delle attività, ti cambia, sì, certo, tutto, perché hai un luogo fisico dove, di riferimento dove appunto sai di poter lavorare. Beh, non solo, ma poi anche la musica, perché Camerota, certo, capoluogo, nel Cilento, ma insomma, sì, è la patria della musica. Sì, ma infatti Antima parlava appunto di un palinsesto di eventi, esatto, che nella nostra idea non coinvolgeva solo la nostra associazione, ma tutte quelle del territorio, sì, poiché a quel ovvio punto sarebbe una struttura utilizzabile da tutte le associazioni del territorio. Però scendiamo un po', mettiamo i piedi a terra, perché abbiamo sognato, poi magari chissà si vedrà. Poi si fanno i conti con la realtà, e cioè è la domanda che faccio a te, che ci sono dei costi, e come li affrontate? Cioè, perché questo è anche interessante saperlo, no, perché sembra tutto, sì, lo si ferma, no, è giusto anche che si sappia, insomma, no, come va avanti la nostra realtà. Ecco, quindi noi innanzitutto autotassiamo, nel senso che da soci abbiamo le quote annuali, cerchiamo di organizzare cene o comunque sia situazioni che ci consentono quantomeno di poter pagare l'affitto, perché noi comunque abbiamo la spesa assolutamente, sì, certo. E quindi non avete aiuti da nessuno, assolutamente, qualche sponsor, che ne so, sì, però noi in genere lo chiediamo quando facciamo qualche spettacolo, non durante l'inverno, insomma, quindi cerchiamo di cavarcela, cioè da non soli, c'è una lira questo è grave. Sì, no, ma è appunto importante sottolineare che il fine dell'associazione non è di certo lucrare e soprattutto. Ma l'affitto, qualcosa, insomma. Esatto. Anche i costumi stessi, voglio dire. Qualsiasi appunto introito è legato allo spettacolo. Anche a Maria di Camerota con l'altra associazione che io intervistai nel mese di dicembre, quindi voglio dire, uguale, non cambia niente perché hanno gli stessi problemi. A livello di soldi, diciamo che insomma qualcosa nel passato l'abbiamo anche avuta, adesso siamo ancora in attesa perché i tempi sono questi, insomma, quindi a breve sapremo anche se avremo dei contributi comunali, perché scade a marzo, mi pare, il bando, quindi può essere pure che siamo fortunati da quest'anno, gli arriva qualcosa. Speriamo bene, in generale, comunque facciamo un appello. Sarebbe un peccato poi che di fronte poi a una realtà che come la nostra, certo, è un'associazione, poi venga meno per motivi finanziari, ecco, sarebbe una cosa gravissima. Per fortuna diciamo che Camerota collabora, meno male, comunque ci aiutano e riusciamo a sostenere. Però le istituzioni sono latitanti, ecco. Questa non veramente ancora non lo possiamo dire. Speriamo bene. Possiamo dire tra qualche mese. Benissimo, benissimo. E allora io vorrei, come dire, tornare in un aspetto ancora del teatro, no? Che è quella che vi, come dire, che vi fa muovere, che è la passione, no? Però oltre alla passione ci possono essere anche dei momenti, come dire, anche di crisi. Come li superate? Ecco, una domanda collettiva.
Prima Roberta. Come dice? Bella domanda. Allora, diciamo che noi momenti di crisi li abbiamo spesso, perché è normale. Certo. Ma li abbiamo proprio a livello, io li dico con mio marito, tutti puntualmente in tutti gli spettacoli. E non solo. E diciamo che certo. Ormai è tradizione, le prove cominciano quando io e lui litighiamo, quindi diciamo che i momenti di crisi ci sono, però proprio perché sappiamo che sono momenti passeggeri, dovuti alla tensione del momento, certo. Riusciamo a superarli perché ci ricordiamo poi quando danno fine. Una mano un po' l'uno con l'altro, ma poi più che altro è pensabile, insomma, avere tutti la stessa idea, tutti la stessa opinione, quindi siamo un confronto in assolutamente questo, no? Sì, certo, cioè, è anche un momento di crescita, il confronto è fondamentale. Sì, ma specialmente perché serve veramente sentire cosa ne pensa l'altro per cercare di ottenere un lavoro finale che sia il migliore possibile, ecco. Quindi nonostante magari ci sia qualche divergenza, si pensa comunque al fine ultimo, che è quello di portare avanti un lavoro che possa soddisfare il nostro pubblico, insomma. Ho capito. Sempre ti voglio fare una domanda. Da Lucrezia. Ecco, quale personaggio che ti è piaciuto di più, che ti ha, diciamo, come dire, ti sei immedesimata di più in questo tempo che okay. ti sei dedicata al teatro? È sempre una domanda collettiva. Quindi voglio dire, poi vi passate il microfono. Allora, io personalmente il personaggio che porto maggiormente nel cuore è sicuramente quando ho interpretato il Grillo, quando abbiamo portato in scena Pinocchio, perché sono abbastanza somigliante diciamo alla figura del Grillo, non esteticamente, ma semplicemente perché era un personaggio che appunto tendeva ad essere la coscienza di Pinocchio, e quindi io, appunto, la mia indole è proprio quella di criticare, però di commentare o comunque dare consigli ai miei amici. E quindi è stato questo il personaggio. Diciamo una coscienza critica. Esatto. In questo senso. Anche, sì, anche pesante, nel senso logorroica, ripetitiva. Fino a dire, diciamola la paesana, va, è esatto, giusto? Però se dovessi scegliere un personaggio sarebbe appunto quello, perché lo vedrei estremamente simile a me. Mi sono sforzata poco, diciamo. La tua antica? Diciamo che avendo interpretato diversi personaggi, a cui inevitabilmente mi sono affezionata, penso sì. che tutti quanti si affezionano un po'. Ma ce n'è uno in sicuramente particolare. Io sono molto legata a Velenia Vidoni, la matrigna di Cenerentola nel nostro Cercasi Cenerentola, più che altro perché un personaggio estremamente fuori dagli schemi, stravagante. Beh, e quindi ho potuto esprimere in pieno la mia follia, perché sebbene, insomma, forse sembro tranquilla, sono anche abbastanza adesso pazza. Mi è passato alla mente questo specchio che dove si vede magari la tua, sono un po', diciamo, cerco di capire, una persona estremamente estroversa anch'io, quindi in quel personaggio mi sono rivista tanto, molto, ma ed chi, è questo chi fa teatro credo che penso che è così. Sì. E diciamo essere estroversi è fondamentale. Beh, sia bello comunque. A me è facile perché io ne ho interpretato solo uno. Ah, sì? Sì. Vabbè. Che è la fata madrina, proprio sempre in Cercasi Cenerentola. Ho capito. E in realtà anche io ho interpretato quel ruolo perché mi rivedevo molto in quel personaggio, quindi ci sono poi particolarmente affezionato. Poi diciamo le commedie scivolano, no? A proposito, chi è il vostro regista? Lei. In realtà dipende. Quindi quando in un certo senso e porti anche la croce, no? Sì, sì, sì. Okay. No, diciamo, in genere dei musical io, aiutata da Lucrezia, però nelle commedie in genere variamo. Per esempio quest'inverno la commedia che hanno fatto a Natale i ragazzi, che era gestita in autonomia dai giovani. Sì. Le registe erano Teresa Nicolella e Francesca Pia del Duca, che sono due ragazze di 18 e 17 anni. Sì, passaggio di destino molto, proprio. Ho capito. E quindi Lucrezia, diciamo, questi personaggi poi logicamente
vi entusiasmano, no? Sì, perché vi creano, poi il pubblico resta, come dire, anche piacevole, sì, perché il pubblico è coinvolto. Sì, ma specialmente quando ci si esibisce in un posto in cui ti conoscono, magari nel momento in cui interpreti un personaggio particolare, tutti magari te ne continuano a parlare anche nel momento in cui è finito il musical, perché resta impresso non solo a loro ma anche a te stesso. E poi è anche bello interpretare un personaggio che è totalmente l'opposto di quello che sei tu caratterialmente, perché là diventa, diciamo, si sostanzia la vera e propria sfida del teatro. E le musiche, chi è che vi dà una mano a scegliere le musiche? E tanti a Camerota, voglio, sì, dire. Allora, io passerei la parola a lei, perché, sì, sì, no, perché diciamo ognuno c'ha il suo compito nella relazione. Lucrezia ha passato, diciamo, la palla a me in quanto ci affidiamo per quanto riguarda l'aspetto e la cura dell'aspetto musicale a mia mamma, Teresa d'Alessandro, che ci aiuta, ci sopporta, ci supporta come può. Ed è una pazza insieme a noi, è una famiglia di musicisti. Una famiglia, sì, di musicisti. E quindi giustamente affidiamo a lei la cura del canto e dell'aspetto musicale. Siete in buone mani, penso proprio di sì. Spero di sì. Spero di sì. No, no, ma anche perché Teresa è una persona che veramente sacrifica l'estate insieme a noi per la realizzazione del musical, quindi abbandona la famiglia, che in realtà la ritrova all'interno dell'associazione. Camaraton, quindi poi si fa tutto questo gruppo. Devo dire, confesso una mia pecca, poi sono un po' pigro, però il prossimo spettacolo devo venire a vedere, questo perché è immancabile. Fino adesso non avete mai visto il nostro spettacolo? Sono venuto perché sono pigro, non mi sono trovato coi tempi, eccetera. Vabbè, ma il nostro invito, ovviamente cogliamo l'occasione per invitare non solo lei ma tutti quelli che ci stanno guardando a venire ai nostri spettacoli, insomma. Ho capito. Faccio un'ultima domanda. Come prossimi, come eventi prossimi in programmazione? Certo. Che cosa avete? Allora, come attività, vabbè, a parte il musical estivo. Si è capito, noi facciamo il musical. Ad agosto ancora non sappiamo quando, non sappiamo cosa, però lo sapremo presto. Lo faremo. Per il momento abbiamo come programma quello di fare delle letture animate per bambini, di favole per bambini dai 2 ai 10 anni, per coinvolgerli già dalla tenera età, perché devono appassionarsi da subito, altrimenti devono, perché è una bellissima cosa e bisogna coltivarla sin da bambini. E poi in aprile faremo la rappresentazione della Passione di Cristo e poi a maggio facciamo una commedia, Uomo e Galantuomo, quindi in realtà è la prima volta che facciamo De Filippo, abbiamo fatto solo qualche sketch in passato, sì, ma una commedia vera e propria è la prima volta, sì. Perfetto, io vi ringrazio. Ringrazio Roberta, Lucrezia e Antima. Grazie. E arrivederci alla prossima puntata di Pensa Diverso.